Capitolo 10. Servizio in camera. Che cazzo vuol dire? Villetta Scaletta? 15 giugno del 51, vedi, vedi. Vedete che avevo fatto i calcoli giusti. Villa Scaletta, cosa? Cosa? Nuovo bozzetto sbloccato, troverai e rispondi al telefono. Sì, basta con sta roba, non mi so ambientare. Ma si è buggato l'audio? Pronto. Ciao Vito, sono Eddie. Ciao Eddie, come butta? Ho bisogno che tu venga subito laggiù. Sì, ok, che succede? Non posso dirtelo al telefono. Va bene, arrivo subito. Subito con Eddie. Questo? Cambiati i vestiti, vediamo un po' se me ne andati dei nuovi. Giacca in pelle, vabbè. Gessato. No. Renegade no, Renegade pack no. Completo casual con impermeabile no, completo casual. Basta sta cazzo di cosa. Oh, Greaser pack. Tuta da corsa mi fa veramente schifo. Vestito da motociclista ci sta un botto. Abito di sartoria. Vestito costoso, ok. Voglio mettermi questo adesso, raga. Andiamo vestiti così. Ma porca. Oh, io se ho i vestiti me li metto. Fotte sega. No, no, non andiamo con questi. L'uscita è bloccata. Libera l'area. Beh, sì, lo faccio. Faccio entrare. La potenza, velocità, stato, modifiche, spese, distanza percorsa, peso, velocità. No. Danni lievi, danni moderati. Ah, ripara l'auto, vai. Scusa, allora aspetta un attimo. Posso farlo da qua, bella. Visto che sono un truzzo, vado con il vestito più truzzo. Vado col vestito più truzzo che con la macchina più bella che ci sia. Peccato che non mi fanno vedere l'intero vestito, cioè lo devo vedere per la prima volta così. Però ci sta, dai. Così non è per niente male. Mazzate, oh. Ma io voglio vedere un attimino. Casa mia. Ah, la chiave è casa, ok. Beh, ma guarda che cazzo sono. Ci sta. Ah, prima ero qua. Mi sembra. Mi sembra, eh. Poi non ricordo, ero tipo qua giù. Qua giù, tipo. Più o meno, mi ricordo. Ero da qualche parte qua. Forse qui da qualche parte. Non me lo ricordo. Però cazzo adesso, bella casetta, con poco, eh. E lui se la voleva una villettina, così. Ma la Madonna! Immaginavo che frenasse di prepotenza. Madonna, che schianto malefico! Anche in silenzio perché ero un po' teso. Ho detto, Madonna, qua mi. No, devo ripartire da ca. No, di nuovo tutto. Ma dai. Ma non di nuovo tutto.
Ma perché sono morto? Ma dai, però ragazzi, questo no. Piuttosto fammi partire dal garage. Di nuovo da capo il capitolo. Vabbè, allora poi non faccio stronzate, non vado alla velocità della luce. Rispondi. Pronto. Ciao Vito, sono Eddie. Ciao Eddie, come putta? Oh, Ho bisogno che Eddie, tu venga subito Eddie, laggiù. parlami, Sì, Eddie, dimmi tutto, ok, che Eddie. succede? Non Dimmi posso dirtelo tutto, al telefono. Eddie, dimmi Va bene, arrivo tutto. subito. Dimmi tutto quello che vuoi, Eddie, dimmi tutto. Arrivo, Eddie, arrivo. E se ti da motociclista, da cycles, da motorcycles. Da motorcycles, è spuntato di nuovo qua. Ah, c'è il passaggio, voilà. Ah, che fighetto che sono. Vai a te, Mona. Tieni conto per cambiare il veicolo. Allora, rifacciamo di nuovo un po' tutto. Perfetto. Quindi ritorniamo con l'auto più truzza. Andiamo e a sto giro non facciamo cazzate, rispettiamo i limiti di velocità, perché come vedete morite se non rispettate i limiti di velocità. Morite e sto giro c'ho pure la pula davanti, perfetto, che bello la vita, eh. Vedete, 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 brava pula, brava, brava, bravi caramba di me. No, è polizia quella lì, non sono i caramba. Non ho mai capito quelle auto lì, sono tipo quelle di famiglia. Mo Trigo. Allora, qua c'è la velocità sua del gioco. Rispetto questo limite qui e andiamo. C'è un motivo per cui ci sono i limiti, raga. E l'abbiamo constatato. Fare troppo lo sborone a velocità massima, che poi fai 140 questa qua, complimenti, cazzo. Complimenti, cazzo. Forse andavo troppo veloce prima, veramente troppo veloce. Beh, mia, stavo facendo praticamente 120, cazzo. Comunque anche qua mi fa fare i 60. Nonostante inizi la città, cioè secondo me dovevano mettere il blocco del cioè il limite ridotto prima, ancora prima, non dopo la discesa, perché lì minchia uno arriva sparato e vola giù, comunque. Dovevano metterlo tipo quando stavi per uscire dal ponte, almeno quello, perché sennò. Questo è la polizia? È la polizia quella? Cazzo, ho sbagliato. Cosa cazzo è quello? Un blindato? Un blindato della banca? Questa qua è casa di coso? Di Joe? Di Joe, è casa di Joe questa. Ehi Joe! Arrivo, eh! Arrivo, Joe! Joe! Dai, Joe, cazzo, muoviti. Madonna, che berrettino da Peaky Blinder marocchino. E sono marocchini? Non mi ricordo. No, Le ha che cazzo attaccati con erano? una mazza da baseball e credo che se la siano fatta Buongiorno, addosso. ragazzi. Buongiorno, Vito. Marty, che ci fai qui? Joe ha detto che mi portava con voi perché mi sono comportato bene con gli impomatati. Ti portavo con noi a fare che di preciso? Ti stanno aspettando. Già, beh, ci sentiamo più tardi. Già, quello Vito è un pezzo grosso. Signor Falcone. Ciao Vito, siedete. Ragazzi. Ah, sono sempre nella casa di Allora, Joe. che succede? Ho sentito di come ti sei liberato di Luca, Vito. Bel lavoro. Grazie a te ora abbiamo le prove che è stato clemente ad attaccare i nostri ragazzi. Finora non potevamo fargli nulla apertamente. Si è fregato da solo. Ha preso e torturato i nostri ragazzi e ciò significa guerra. Qualsiasi cosa facciamo, ora mi posso giustificare davanti alle famiglie. Alberto lo sa, si muoverà in fretta e cercherà di aggredirci per primo. Allora dobbiamo eliminare Clemente. Esatto. Clemente ha preparato un incontro importante all'Hotel Empire Arms oggi. È l'occasione per liberarci di lui e dei suoi luogotenenti. Ma certo,
Entriamo e ammazziamo un po' di uomini armati fino ai denti in pieno giorno e nel miglior hotel della città. Ci ho preso? Non preoccuparti, ho un piano. Cazzo, Joe, mettela via! Distaccamo, è ok. Devo solo premere questo. Per l'amor di Dio, mettila via subito! Ma perché? Ok, che sei un cacasotto. Ok, ok. Entriamo tranquillamente e facciamo saltare il miglior hotel della città. Joe è un pazzo. Non è esagerato. Non preoccuparti, non è così potente. Non fa saltare l'edificio. Ma quelli che sono nella stanza dove esplode sono fottuti. Come sapremo quando farla scoppiare? Con una piattaforma da lavavetre. Potremo quasi vedere mentre esplode. Da quando sei intelligente? Ok, ragazzi, conto su di voi. Ok, quindi praticamente ci dovremmo infiltrare. Mi aspetta una bella cosa. Quando è finita, chiamate Eddie a questo numero. Oh, tra l'altro, oggi ho chiuso il bar. Semmai Alberto vuole tentare qualcosa. Ehi, in bocca al lupo. Ehi, è il ragazzo all'ingresso? Chi? Marty, dici? No, non fa parte dell'organizzazione, così era sta fuori. Voglio dire, perché è qui? Secondo te? Ci serve un autista per scappare e qualcuno che ci copre le spalle. Ma cos'è che c'hai contro di lui? Lo conosco da quando era piccolo e mi ha salvato il culo dagli impomatati. Ma stavolta non siamo contro dei sacchi di merda ubriachi. Stiamo per attaccare la famiglia più potente della città e tu porti un ragazzino. Quanti anni avevi tu quando hai cominciato con sta merda? Sembri un vecchio cacasotto. Senti, Vito, aspetterà fuori nell'auto e ci porterà via, tutto qui. Non sa nemmeno che stiamo a fare là. È un bravo autista ed è proprio quello che ci serve in questo momento. Ok, Joe, come vuoi. Ma te lo dico subito. È una pessima idea. Allora, per... come si dice? Ehi, hey, hey Joe! Allora, che tipo di lavoro è? Il tipo che non ti serve sapere. Tu ci porti lì e poi ci riporti indietro, capisci? Oh, ok, ok. Se serve, ho il mio ferro. Lo aprio qui. Rena, belle idee kit, ok? Non sarà necessario. Andiamo e basta. Il bello è che Vito non vuole che una roba del genere la viva un ragazzo come l'ha vissuta lui, perché comunque si rovina la vita in effetti, però per se stesso gli andava bene farlo, ma per altri no. È quello il punto. È una cosa che comunque rispetto io, eh. Ok, guido io. È una cosa che rispetto comunque, perché le mie scelte sono le mie scelte. Però dire ad esempio non... Basta che non vai a sbattere mentre andiamo lì. Questa è l'auto per la fuga. E poi mi sa che esplosivi e incidenti non vanno troppo d'accordo. Esplosivi! Madonna. Già, fuochi d'artificio. Hai degli esplosivi, quindi tu fai attenzione. Andiamo all'hotel Empire Arms. Vai nel parcheggio sotterraneo e usa l'entrata sul retro. Ecco, l'ha detto pure, ora questo deficiente qua... sta della bomba. Perfetto. Mamma mia, che roba, ragazzi. Dai, ragazzi, su, ditemelo. Che succede all'hotel, eh? E dai. E che c'è? Stai scrivendo un libro? Sai già tutto quello che ti serve? Io, lo sai, sono solo curioso, no? Tutti sti segreti. A parte che questo qua... Sti segreti sono importanti. Meno sai, e meglio stai. E se continui a fare domande, la prossima volta mi trovo qualcun altro per guidare, capito? Ok, ok, basta domande. Va bene, va bene. Ma questo qua è Ash Ketchum. Hanno preso... Farete saltare in aria l'hotel, eh? Marty! Madonna scusa, mia. Scusa. Un'altra parola è... Va bene, scusa. Non un'altra parola. Croce sul cuore. Il problema di Marty è che è un ragazzino troppo esaltato. Cioè... la differenza abissale tra Vito e lui da ragazzini è che Vito si teneva tutto per sé, non faceva trapelare una parola e tutte queste cose qui. Vito già da ragazzino era affidabile al 100%, diciamo, per la famiglia, per dire... sarebbe potuto entrare già da ragazzo nella in una famiglia mafiosa, per dire. Però lui no. Lui, questo ragazzino qua che non mi ricordo, Martin, l'entrata sembra, del garage è sull'altro lato. È troppo così. Cioè, lascia troppo desiderare.
Comunque sì, la benzina è universale per tutti, raga, ho constatato adesso. Fermatela dentro. Ehi, dobbiamo lasciare tutte le armi nell'auto. L'ultima cosa che ci serve è che uno dei clienti ci perquisisca e le trovi. Va bene, io e Vito Ok. entriamo e facciamo quello che va fatto. Tu ci aspetti qui. Quando senti un bel boom, accendi la macchina perché dovremmo andarcene di corsa. E quella pistola non ti serve, a meno che qualcuno ci segua, ma non credo proprio che lo faranno. Ok, ho capito, Joe. Clementi ha preso tutto il 18° piano, il terzo dal tetto. Ci sono un paio di suite e sale riunione lassù, e guardie. E come ci arriviamo? Dal retro, dalla lavanderia. Cos'è? Vuole farti le mutande prima di farlo? Genio! La riunione non è ancora iniziata. Questo qua, ho paura per questo ragazzo, Dio buono. Prenderemo le uniformi di quelli dell'hotel e andremo a fare un po' di pulizie. Sul serio? Da quando sei quell'intelligente? Ma vaffanculo! Dentro dovrebbe starci uno che ci aspetta con le uniformi. Andiamo. E non vogliamo casini prima che arrivi Clemente, quindi vedi di non fare niente di stupido, va bene? Lo dici tu a me? Stai qui! Ah, l'ultima ruota del carro. Si inizia da lì, eh? Ciccio, si inizia da lì. Si inizia sempre da lì. Si inizia dall'ultima Merda, è chiusa. ruota. L'idiota doveva lasciarla aperta. Adesso dobbiamo aspettare e sperare che venga lui. Cazzo! Non c'è un'altra strada? Vuoi provare? Ma io aspetto qui per un po'. Magari quell'idiota si fa vivo. Pezzo di merda scansafatiche. Ehi! Sì? Tu hai visto Ting Lao? Sì. Beh, dov'è lui? Comunque. Senti, mi dispiace davvero di non essere arrivato prima. Un altro minuto e facevi tardi al tuo funerale, porca puttana. Scusa, stavo... Va bene così, basta che te le metta alle palle. Vedi, ho tutto sotto controllo. Dai, andiamo a prendere le uniformi. Ah, potevo tranquillamente aspettare. O no? Però è da lì che si incomincia. Inizia a essere l'ultima Vito, un'altra ruota. cosa. Ecco. Metti questi. E poi vai a scalare la Zap, classifica facendo le così non cose ci bene. riconosce nessuno. Mettali. Dai, Vito, ti voglio Capito? vedere. Ti voglio vedere, ti prego, dai, metteteli. No, non me lo fanno vedere. No, Vito, Andiamo. devo vederti, devo vederti, devo vederti. Madonna, Luigi! Come stai, Luigi? Tutti quelli con i Ehi, baffetti voi così due. si chiamano Luigi. Venite qui. Slipulite questo casino del cazzo, stronzi. Pulite questa merda, ok? Se qualcuno scivola si rompe il collo. Sì. Andiamo, muoviti. Ehi ragazzi, avete altro da fare al piano di sopra? Muovetevi. Ehi Ricci, vieni con noi. R.A.R., cazzo. Sì. Ok. Andiamo su prima che torni. Era un po' che non vedevo R. Non è cambiato per niente. Già. Spero che non torni prima che abbiamo finito. R è un apposto, anche se lavora per Clemente. E se invece torna? Non pensarci nemmeno. Mi sento un idiota con sta roba sulle labbra. Già, beh, che succede se incontriamo uno che ci conosce? Così non ci riconosceranno. Cazzo, lo spero. Per un po' di baffi finti. Era ora, cazzo. Dove diavolo eravate? Qualcuno ha rovesciato della roba in sala riunioni. Non chiedetemi che cos'è, ma come ci sia finito. Pulite dal pavimento ed è morta lì. Presto comincerà una riunione importante
E il boss non sarà contento se il posto non è bello e pulito. Quindi se volete fare le cose per bene, tirate tutto quanto a lucido. E vi levate dai coglioni. Va via, ti prego. Va bene, scusa. Sono cazzo, l'ho seguito dalla parte sbagliata. Non credo proprio. Questi due sono qui per pulire il... casino. Il casino? Ah, quel casino. Va bene, entrate pure voi due. Uno dei tizi che erano qui prima, lui è inciampato e caduto. Quindi ora c'è sangue dappertutto, cazzo. E abbiamo una riunione che inizia tra poco. E voi dovete pulire questa merda e dovete farlo in fretta. Fottute cazzone. Ehi, datti una calmata, non rimarranno in giro a darti fastidio ancora a lungo. Già, dammi una mano qui. Madonna. Oh merda, cazzo, il giallo, blu, positivo, positivo, il rosso che va col... negativo, il blu incrocio, perfetto. Ok, la parte difficile è quasi finita. Non ho capito come dovrebbe funzionare. Ok. Almeno abbiamo pulito. Sembra che avete finito. Va bene, potete andarvene. Ok, ora andiamo sul tetto. Sì, ma non dirlo qui in mezzo a caso. Mi stavano per riconoscere, ho visto bippare là sotto, eh. Forse ero troppo vicino a uno. Ok. Bella questa missione, mi è piaciuta un botto. Ah, così. Cioè, va bene. Ma diciamo che è meglio portarsi secchio e niente. Non sono abituato a tutto sto movimento. La madonna. Perché ho messo così tanta scala, cazzo? Vedo. Aspetta, ho dimenticato una cosa. Ecco. Questo è per te. In caso qualcosa vada male. Molto bello. Gran bel pezzo, eh? Collo 1911, caricatore modificato. Che diavolo hai? Tiene 23 proiettili e si scarica subito. E non perderla. Ce ne sono solo due in tutto il mondo. Grazie. Muoviti. Ora dobbiamo andare alla piattaforma dei lavavetri. Vieni. Tutti e due. Una gran bellezza. Che cos'hai da guardare? Meglio che ti rilassi o ti do un merda. Cazzo di lezione, uomini mezzo finocchio. Cazzo, va bene. Leviamoci di qui. Oh, questo è grosso come un bambino. State a vedere. Scusami. Ma sono in due, non potevamo attaccarli da dietro? Trova la piattaforma dei lavavetri dell'hotel. Ma scusami. Sai che sta qua a raffica, sai? Ehi, che cazzo ci fate qui? Sparite! Merda! Ok, ci siamo! Sei morto! Tutto qui è quello che sai fare! Minchia, sei nei guai! Dai, pensa a qualcosa, spremi! Dai! Vieto, copri. Vieto, copri. Spara meglio mia sorella. Forza, io i colpi. Dai, andiamo. Hop. Meglio non farti incazzare.
Attento, ce ne possono essere altre. Ce ne saranno sicuramente altri. Però non possono essercene tantissimi. Ma scusa, ma ci stiamo sparando tutti. Sei morto! Tutto qui quello che sai fare. Minchia, sei nei guai. Andiamo, lì. Meglio non farti incazzare. Sì, madonna, sempre le stesse parole, dice questo qua. Sono il meglio! E vieni fuori. Che cazzo fa quello? Ok, e questa è fatta. Spero non ci abbiano sentito. Ah, gli edifici come questo hanno finestre insonorizzate. E siamo così in alto che nemmeno dall'asciata hanno sentito niente. Dai, andiamo alla piattaforma dei lavavetri. Beh, sei talmente in alto che porca puttana, che vista di merda. Madonna. Vabbè, è una remastered, raga, è normale che si veda di merda. Fosse un remake posso dire sì, è veramente schifoso, ma... cioè, è normale. Cosa diavolo state facendo? Non ho ancora finito col mio... Oh, merda. Ok, ok, non sparate. Farò tutto quello che volete. Va bene, le mani dietro la schiena, non ti faremo del male. Non ha le mani dietro la schiena. Ecco, dannasso, legalo. Considerati fortunato. Tutti gli altri si sono presi una pallottola. In effetti. Beh sì, con la strisolante la forza umana non riesce okay, a... Ok, sali, spezzarlo. Abbiamo lavoro da fare. Usa l'ascensore. Madonna, io non lo riuscirei mai a fare troppo in alto. Ehi, quanto ne hai di cavo? Abbastanza. E quant'è abbastanza? Arriva fino al tetto? Certo che no, saleremo di uno o due piani e la faremo saltare. E questo è tutto per quello intelligente? Cosa? È una pazzia. E se l'esplosione fa fuori anche noi? Ma no, la sentiremo appena. Speriamo. Se cadiamo da questo coso, sarai morto prima di arrivare a terra. Oh? Oh? Ok, questo è il piano giusto. Vito, prendi il tergivetro e comincia a lavare le finestre, così non ci notano. Devo collegare i cavi. E perché la strada... mi fa vedere la strada, scusami? Ah... per pulire tutti gli altri vetri? Come fanno, scusami? Ah, ecco. Ok, fatto. Portaci un po' su. È l'ora della vendetta. Ah, sì, puntualissimi. Andiamo. Queste coglione non immaginano nemmeno... Che minchia è stata? Non lo so. È esplosa così. La sentiremo appena, eh? Diamo un'occhiata. Non so perché ti ascolto ancora, cazzo. Ti giuro che alle volte mi sembri veramente scemo. Oh, minchia. Che cazzo di casino. Un terremoto. Me la sono quasi fatta. Merda! Fortunato bastardo. Sparategli! Cazzo, non possiamo farlo scappare! Andiamo! Ma era troppo semplice per essere vero. Porca puttana. Troppo. Ehi,
Abbiamo fatto un bel casino. Già, ma non è bastato. Muovi. No, non ho fatto niente. No! Devi averti annacquato il martello. Sei morto! Dai, andiamo! Prima o poi ti becco. Attento, dietro a quei vetri. Esci dal topo, prendi quello col topo. Piano, la roba è costosa. Meglio non farti incazzare. Dall'altra porta, Vito, io vado adesso. Potevo sfondarla, in effetti, sì. Ce l'ho nel mirino, aggiratelo! Gode del viaggio, coglione. Porca puttana. Tutto qui, cazzo. Quello che sei... Molotov! Di qua, Vito, non puoi passare di là. Ah, merda, è scattato l'antincendio. Davvero? Pensavo che fosse pioggia. Che simpatico. Non vedo un cazzo di niente con tutta quest'acqua. Questo. Cazzo, ne arrivano degli altri. Avanti, Sonzi, ti sto aspettando. 3, 2. Che diavolo sta succedendo? Cuore, signore, non abbiamo niente contro te. Clicchi te, clicco io, ok, clicco io. La prossima volta porto una bomba più grossa. Ehi, come cazzo faceva a sapere che Clemente stava al cesso? Beh, in effetti. No, una bomba più sicura. Non sarebbe vivo se fosse scoppiata al momento giusto. Non preoccuparti, lo prendiamo. Il problema è che non puoi andare più sotto rispetto al coso, perché devi... Come si dice... Lassù! Tutto qui quello che sai fare! Minchia, sei nei guai! Sono tutto! Merda! Un altro! Una sorella! Farà meglio mia sorella! Sei morto! Vito, copri! Andiamo, Vito! Hai imparato nell'esercito? Cazzo, quello che ho sparato! Sono il meglio! Ma è con noi! Porca puttana! È vero, cazzo. Marti! No! No! Cazzo! È morto! L'hanno ammazzato! Giù, giù, dobbiamo andarci. Non puoi aiutarlo ora. Clemente sta scappando. Andiamo. Lo uccido. Lo spero che tu lo uccida, guarda. Lo sapevo che questo ragazzo faceva una brutta fine. Sicuramente è uscito dalla macchina e ha iniziato a sparare. E poi l'hanno crivellato. Sì? Pensate che sia finita. Doveva stare nella macchina, fermo e tranquillo. Va bene, ce ne sono due. Se si separano, assicurati di seguire Clemente, non l'altro. So come guidare, va bene? Segui Clemente. È nella limousine nera. Ehi, Joe, gli occhi ce li ho anch'io, sai? Accelera, vieni! Ci sto provando, Joe! Cazzo! Quello scionzo mi ha sparato. Io devo pensare solo a guidare? Yeah.
Che veloce! Vai a te, Davido! Oh! Oh! Ma non grazie! Vieto, copri! Perfetto. Ce l'ho fatta. Meno male. E così è finita. Non possiamo essere sicuri senza controllare. Bravo. Vai lì e scaricagli un caricatore in testa. Questo è per Marty. Ora è finita. Andiamo da me, su. Perché era ancora vivo, è stato deficiente. Era ancora vivo quel bastardo. Una birra? Dammi il numero di Ed, lo chiamo io. Pronto? Sono Joe, è fatta. Tutto a posto? No, cazzo, no. Marty è morto. Che cosa? L'hanno beccato, l'abbiamo lasciato lì. Ok, ok, Clemente... Fatto. Piccolo prezzo! Ora calmati. Ed è il mio cazzo di amico che parla! Ehi, hey, Joe, non pegliartela con me! Era un'idea tua e nessuno ha costretto il ragazzo a venire. Basta sentire, mi dispiace, ma sono cose che capitano. Passate al Falcon domani. Sì, come vuoi. Col cazzo che ti spiace! Vabbè, rilassati ora, calmati, e dispiace pure a me. È più di quanto pensi, ma conoscevi i rischi. Anche tu! Ehi, era un lavoro pericoloso, l'hai portato con noi ed è morto. Ehi, anche in tua? Eddie non lo conosceva, non incolparlo. Non sono dell'umore giusto per questo. Vattene a casa. Va bene. Dammi un minuto per cambiarmi, ok? Mi dispiace, ragazzo. Mi dispiace tanto. Era anche una testa calda quello lì, cioè, porca troia. Cioè, quel povero ragazzino era una testa calda. Faceva le sue le cose come voleva e lo vedevi che era sempre agitato, cioè aveva la sua cosa, voleva... Lui voleva combattere come noi, cioè, la stessa cosa. Non gli do... Non è una sua colpa, poverino, per l'amor di Dio, però... Ho sentito una voce, che cazzo è? Boh, ho sentito una voce. Sono anche spaventato, ho detto che cazzo è. Comunque, raga. Purtroppo Joe è incazzato perché sa di aver sbagliato. E da come voleva si dimostrare, Vito, orca troia! Vito aveva ragione. Non coinvolgere un ragazzino in questo modo. Dovevamo fare una cosa importante e pericolosa e portare un ragazzino anche soltanto per fare il guidatore. Oh, cioè doveva togliergli la pistola a prescindere, doveva levargliela. Avendogliela lasciata, gli ha dato una buona motivazione anche per, come si dice, provare ad attaccarli. Adesso ci potrebbero essere due cose. O Eddie diventa un problema e quindi noi dovremo ucciderlo, perché questa cosa qua l'ha toccato parecchio, raga, l'ho visto. Ci sono poche possibilità che vanno ora a intrinsecarsi. Potrebbe essere che noi ci viene chiesto di uccidere Joe perché sta diventando ingestibile per questa faccenda qua del ragazzo, perché non riesce a superarla, roba del genere, e quindi niente, dovremo farlo fuori, oppure non lo so, oppure
si ammazza, se Joe si ammazza, ma in un altro modo, nel senso che fa il kamikaze, diciamo. Magari si mette a sparare a caso in un punto, in un certo momento, e allora lo fucilano, per dire. Cioè, secondo me ci sono queste due possibilità qua. O fa il kamikaze, o fa il kamikaze, o fa... Oppure dovremmo farlo fuori, raga, purtroppo. C'ho queste cose. Ma la sorella di... La sua sorella. Che cazzo è finita? Parte che veramente non c'è niente da fare in sta casa, di buono. Cioè, a parte andare lì, magari mangiare e andare a dormire. Oh, Peppino. Perché non... tira lo sciacquone, non si lava neanche la faccia. Poi mazza la villa. C'è due bagni. Ah, sarà uno per gli ospiti e uno mio. Giustamente, giustamente, giustamente. Dormi, dai. Andiamo al capitolo successivo, dai. Neanche il capitolo successivo? Siamo ancora in questo qua? È ancora lo stesso capitolo. Pronto? Sì, parlo con Vito. Chi vuole saperlo? Io mi chiamo Leon, sono il barista del Lone Star. Ti chiamo perché Joe Barbaro Oh. mi ha dato il tuo numero, dice di essere tuo amico. Sì, che combina? Beh, è tutta la sera che il vecchio Joe mi svuota il bar dicendo qualcosa di uno di nome Marty. E ora si è incazzato di brutto. Di che diavolo stai parlando? Il tuo amico è fuori di testa. È qui che agita la pistola e cazzo, non c'è modo di farlo ragionare. Grande. Ora senti, non voglio problemi con voi, ragazzi. Non è che vieni qui e porti via il suo culo ubriaco prima che spari a qualcuno o che chiamino la polizia? Vito, devi venire qui a prendere il tuo amico. Che fai, vieni o no? Va bene, arrivo subito. Ehi, non dargli altro alcol finché non arrivo. Ci provo, ma al tuo amico non credo che piacerà, mi capisci? Ehi, se non ci dai un taglio adesso, quando arrivo là, lo do io a te il taglio, chiaro? Va bene, amico, va bene, muoviti però. Quanta gente c'è nel bar adesso? Solo io. Un'ora fa era pieno, ma adesso tutti quanti se ne sono andati. Va bene, ascolta, chiudi il locale finché non sono lì. Ci metto un minuto. Ok, capito. Ah. Mettiamoci la tuta, dai. Ma porca puttana. Ragazzi, no, ma porca puttana. E vabbè, dai. Andiamo così, sarà una presa per il culo, raga, però vabbè, dai. È notte, mi sono messo la prima cosa che mi capitava. ma porca puttana. Vabbè, dai. Vediamo un po' com'è. Poi con la drifter che in teoria con i freni è molto male. È messa male. Ma questo qua è un taxi vero, pensavo fosse una macchina abbandonata. Ah, cazzo! Quel locale lì. Oddio, questo. Vito, sei arrivato! Ok, dov'è? Là nell'angolo. Io ho provato a tagliargli i liquidi, ma lo stronzo mi faceva un altro buco nel culo se non gliene davo. Chiudi a chiave la porta e lasciami con lui. Ci hai dato, eh? Come stai? Via! Era ora che venivi. Sono già andati tutti a casa. Minchia, Joe. Chissà perché. Oh? Sì, giusto. Sei in macchina? Ho preso un taxi. Non lascio la macchina in questo quartiere. Ok, finisci e andiamocene. Voi ragazzi state andando? Guarda, Ora vi apro. alla tua salute, ragazzo. Sei morto da uomo.
Merda, adesso dove sono le chiavi? Mi dispiace, non doveva succedere. Non doveva succedere! Oh, Gesù! Merda. Puttana Eva. Non ci credo. Che cazzo c'hai? Che non va! Stavo solo. Solo cosa? Chiudi quel cazzo di bocca e porta il tuo culo fuori di qui, hai capito? Chiudi quel bene, cazzo di bocca. Va bene, vado. Ah, ce l'abbiamo nel culo, ce l'abbiamo. Trascina il corpo all'auto del barista. Ma come cazzo la trascina? Con questo caschetto sono troppo stupido, mamma mia, mi fa troppo ridere. Speriamo che non escano nessuno degli altri ragazzi. Che qua se no ci fanno il culo a strisce. Porta giù a casa. Certo che potrebbe aprirsi normalmente questo cazzo di... Perché? Perché, scusa, cosa ho fatto? Vuole arrestarti, perché? Vabbè, sono scappato, perfetto. Posso stare tranquillo. Ma scusami, Joe che abita dall'altra parte della città, perché è venuto proprio qui a prendere da bere? Ma che poi io non ho capito, sono a Riverside? Questa parte qua me la ricordo perché è dove ci sono passato all'inizio del gioco. Non parlano, strano, non dice niente. Beh, ha capito che ha fatto una stronzata anche se è sbronzo perso. Non facciamo cazzate. Tanto non ci arriva ai 60. Cioè non li supera i 60, non li sta superando invece. Che gran macello, ragazzi. Ecco, qua mi sarebbe piaciuto mettere l'opzione di saltare le varie... come si chiamano? Le varie guide in macchina, per dire. Però qua mi rendo conto che non possono farlo, anche perché non è full storia. Io posso andarmene in giro come voglio, in effetti, quindi Mafia 1 Remake, il remake di Mafia 1 era proprio fatto in modo che tu seguivi soltanto la storia. Però mi piacerebbe un botto vedere se, ad esempio, in Mafia 1, cioè, dopo aver fatto la prima missione, andavi a fatti un giro e potevi fare la storia anche lì, magari. Sarebbe stato bello da vedere, per dire. Magari lo facevano, è così. Magari in fatti un giro c'era la possibilità di fare la storia lì nell'open world, diciamo. Va bene, ci oppure siamo. No. Non sparare a nessuno da qui alla porta di casa, ok? Grazie, Tito. Ehi, mi dispiace. Per... Senti, tu chiamami domani, ok? Sì, se lo ricordo. Scusate un attimo, ok. Fai sparire il corpo. Bella rottura di palle. Adesso. Comunque me lo immaginavo, eh. Poteva anche succedere una roba del genere, in effetti. Bello che è capitato comunque. Cioè, nel senso, bello un cazzo, perché comunque porca puttana, ha ucciso un innocente, Dio buono. Che cazzo di luci sono, mamma mia. Ha ucciso un povero innocente che non ha fatto niente e... E vabbè, in più praticamente sulla coscienza ha già un altro innocente
a caso che è Marty. Dove sta andando lo sfascia carrozze? Cazzo, però se comprime la macchina è un bel macello, perché poi esce tutto il sangue. Nella pressa. Soldi schiacciando veicoli nello sfascia carrozze. Ah sì, guadagno soldi facendolo anche. Vabbè. Buono. Cazzo di giornata per andare a casa. È super efficace. Cazzo. Complimenti. Ok, in teoria adesso dovrei stare a posto, no? In teoria. Ma io dovrei essere vicino a casa mia, in verità, qua, no? Forse sì. E va bene. Andiamo a casa e concludiamo questo capitolo. Tanto Joe, se è ubriacato, appena si mette sul letto, sicuramente crolla. Porca di quella mignotta, lo stop. Ehi! Ehi cosa? Che volete? Qua è un videogioco. Faccio quel cazzo che voglio. Nel videogioco, raga, nella realtà rispettate sempre i limiti, rispettate tutto. Bisogna rispettare le regole della strada. Lo dice uno che a suon di schiaffi, se l'è ricordato, non è vero, non ho mai beccato una multa, anche perché la patente ce l'ho da poco. E quindi... E da quant'è che ce l'ho ormai la patente? Che cazzo ho visto? Tanto questa auto qua non la voglio io, cioè mi fa schifo. Per dire, non mi piace, cioè, non la metto nel mio garage. Si può anche spezzare in due, che non mi interessa. Allora. Facciamolo qua, tanto non me ne frega un cazzo. Così domani non vado in giro tutto il tempo con sto cazzo di vestito. Almeno nel prossimo episodio. Voilà. Andiamo a nanna, che è tardi. E ci vediamo nel capitolo successivo, a sto giro, veramente.